Fuck that shit. Ci ha fatto il G-Bait, raga, ha bussato davanti, ha fatto il giro, è entrato da dietro e ci ha incappucciato. Ho aspirato il sacco. Omega Strong. Eh sì, che è il padre, raga. The man in the mask. It's him. My father. Why is he protecting me? What is he trying to tell me? Che pare qui non posso perderlo. Appena riesco a uscire andrò da Maria. Ah, è del detective questa. Dice che vive di fianco al fiume. Cazzo, non l'ho girato. Ma sti cazzo di zippo che cadono. What does it have to do with the missing people and the accident? I must talk to that woman. Poteva essere lo stesso, eh. Couldn't write down her testimony. It's been 10 years. I hope she's still alive. Non ho capito, uno ti incappuccia e ti lascia la lampada. Johnny, evidentemente non stai seguendo il gioco. Siamo un altro personaggio ora. O forse ci ha messo la maschera con i buchi e vediamo benissimo. Ma che fucking muri invisibili. Oh shit, veleno! Cosa cazzo è? Cosa cazzo era quello squalo? Veleno Dance Game. Tana. What? I can hear someone who's not here. It must be the woman who wrote to the detective, Maria. Signorina Maria. Sure, Mary, arrivo. It looks like there's something. Adesso l'hai visto. Non scopriremo mai cosa c'è nell'acqua perché non moriremo mai. Semplice. Ma dove dobbiamo andare però? No. Via, via, via. Dice di tornare indietro. Mi sa che io devo passare esattamente dove c'è il bossone qua. Via, via, fast. Bitch, bitch, bitch. Volevi? Dai, fatti vedere. Christian,
Volevi! Merda! Non ha saltato, non ha saltato. I'm alive, I'm alive. I can die. Oh shit. Via, via. Bagnoppiamo to the safety. No, mi ha mozzicato il culo. Dead. È una bellissima sirena. È una bellissima sirena. Lovely siren. Che bella donna. Ma che bella donna. Bella donna Tuk. Ah, ah, no! I'm only safe on land. Yeah, yeah, ok. Anche bella donna Tuk era molto attraente. No, te giri. Porca troia. Dai, dai. Fuck you, bitch, fuck you. Fuck you, ho sempre preferito Ursula. Via. Go! She's distracted. Bunny hopping in the shit! Dai! Dai! Minchia, pensavo, mi sa che devo passare in mezzo a lei proprio. Bella, Johnny, dormi bene, grazie al saluto. Bunny hopping nel posto sbagliato. Good Eagle. Go. È distracted un cazzo. Ah, ce la faccio, ce la faccio. Yes. Dobbiamo andare di là, direi. Via, via. Certo. Oh. Basta mordermi il culo. Ma io voglio capire, ma questa è Maria? Candy con i 25, love you, love you, welcome back. Grazie del supporto. Niente, più andiamo avanti, più andiamo indietro, meno 38. Shit. Kerosene. Op. Un camomilla, ma credo che sia solo un po' di raucedine. Cos'è che mi era venuto fuori? Ma... sono pazzo?
Ti tiro un faffo in testa, ti tiro. Via. Shit. Dove cazzo devo andare? Riprendi il faffo, riprendi il faffo. Shit. Shit. Madonna. Ah! Minchia, ho avuto anche la smart idea. Ho detto mi porto il faffo, così se non trovo la strada fasta ce n'è un altro. Ma era tutto chiuso, raga. Avete visto l'uscita voi? Vicoli ciechi, regali trovo tutti. Gnazza, gnazza. Ok. Ah, di là devo andare, cazzo. Che gli sono saltato in testa. Brutta stronza. Non lo mollo il mio sasso, me lo tengo in mano. Ma non ha workato. Merda. Merda. Oh shit. Schiaccia, schiaccia il bottone. Stronza. Stronza. Stro. Oh shit. Oh shit. Dai. Dai, troia subacquea. Dai, che merda. Siamo in rete del famoso dottor Jekyll. Eh sì, infatti. Non lo so, il gioco ha mai detto il nostro cognome, regà? Ma se io faccio così mi chiudo di qua. What the hell? Oh, scusate, volevo testare una roba e si è mezzo rotto il gioco. Ti vedremo mai in cam? Sì, ma già tante volte, Muco. Ogni tanto la metto. Ah. Allora. Ogni tanto è capitato, regà, dai. Via. Come on, Johnny. Shit! L'ho aspirato, regà. Avete visto? Il fantasma mi è saltato addosso, ma io l'ho aspirato. E ora non esiste più. Troia che mi ha predictato. Dai, no, no, no. Ah, yes. Questa parte qui è bella stramba, regà, eh. È un frame rate un po' me. Sì, qua i frame. Shit! Corri, Johnny, corri, corri, corri. Ti ricorda un po' Resident Evil. Uè, con le parole. Ti ricorda un po' Resident Evil 7. Anche a me in alcuni punti. Però, vabbè.
proprio lontanamente. Ok, ci serve la leva. Minchia, chiamalo Close. Stronza, non mi fai paura. Ya papà, ya papà, asciante. Rapapà, rapapà, turududududu. Ma che cazzo, sono tornato su? Dai, qua sotto sicuro la leva. Eccola qua. Now I can lower the bridge. Ya papà, ya papà. Shit, 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 shit. Brutta stronza. Andare, prendere, tu non sai perché. Anche Ranma aveva il pollo, raga. Anche Ranma aveva il pollo. Sì, era bella la sigla italiana. Non ho mai sentita quella straniera, credo. What the hell? I'm ready for the quick time. Niente quick time event. Via, via, via. Ancora brutta stronza. Merda. Ok. Shit. Ok, ma porca. Sì, no, qua i frame, regà, sono solo un ricordo. Spento la candela. Easter egg. Next slide, please. Oh. Però, raga, in questo gioco non c'è stato il jumpscare del pianoforte, eh. È un po' un cliché. È un po' un cliché, cazzo. E basta sta palude di... Debated. Nice bait, bitch. Ho spirato anche lui, raga. Another one down. Oh shit. Ciao Gray. È il cranio del cane di Maria.
What the fuck? Dove cazzo è finita? Ciao Paco? Cane di Maria 100 metrista, regà. No one has lived here for years. The woman claims she knew our family's dark secret. I have no idea what the hell she meant, but maybe there's something left. Some records, anything. I'll search the place while I'm here. I giorni di Hyde sono. I giorni degli Hyde sono contati. 20 anni da quello che hanno fatto, bla bla bla. Ah, oggi verrà il detective e canterò, dirò tutto. Grazie al cielo, bla bla bla. Mi sa che è stato sempre il padre a ammazzarle il cane. You! How dare you come here? Go away! In the name of Christ, be gone, Satan! Tu a me lo dici? Ma porco Digel! Ah. Bigon un par de balle. Minchia, era più bella la sirena a sto punto, regà. You! How dare you come here? Go away in the name of Christ, be gone, Satan! Be gone! Troia! Troia non è gebeitabile intorno alle cose. I mob sono fottutamente veloci su sto gioco e cambiano direzione instant. Non c'hanno la turning animation, li odio. Esatto, McLaren. Quindi sì che ci sono le belle donne, altro che Cod Vein. Quelle di Cod Vein in giro non le trovi, questa qua se cerchi la trovi una così, eh. Stiamo per cacarci sotto. Shit! Ho missato, va bene, ho fatto sinistro invece che de. Perché vengo sempre gebeitato? Perché un tasto... cioè, perché per me, nel mio cervello, quello giusto è quello nero, non quello bianco. E invece tu devi pigiare quello bianco. E infatti mi gebeita sempre così. Rotte i coglioni, skip! Ma che... Oh cazzo. Ma... Ok. Ah, l'ha switchato tra l'altro. Vedi, stavo schiacciando destro perché era nero comunque. Maria might have left notes about the events from the past. I just need to make sure she doesn't see me. Ma che cazzo? Ah, del sera. E qui parla della famiglia, ma non credo che sia questo, no? È un po' in sclero questa, eh? Damn, the door's locked. I can't lockpick it. Mia always has the key on her. Dobbiamo ucciderla. Maybe if I'm careful enough, I can steal it from her. What? Ma sono lo
Stealth Steel Meister io. È il compito giusto per noi, regà. Ma porco Digel, le rudre aprire la porta. Perché potevo piccare la porta, scusa? Ma non lo so, io ero lì con i miei attrezzi del mio, ma io vengo a romperti i coglioni a te mentre stai lavorando. Ma scusami, ma tu lavori e ti fai cazzi, io lavoro e facciamoci i cazzi nostri e via. Incredibile. Incredibile. Ma devo riprendere il foglietto nella door. Sì. Non posso cadere qua, cazzo. Allora rifacciamo il giro. Eh no, ma da qui non posso scendere però io. Ma qualcuno ha provato a strangolarla con questo, con la collana qua. Oh damn. Che ansia che mi mette lei che parla. Ma sicuramente è giusto andare giù di qua. Ma da dove cazzo è arrivata lei? Ma scusate, ma da dove è arrivata? Ma sei glitchato prima, regà. Sì, ha clippato dalla porta. L'ho rotto, fra! Where's my money, bitch? Where's my money, bitch? Ma che cazzo sei, Eminem? Cristo! Niente. 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 Ah, shit. Brutta vecchia di merda. Ma hai rotto il cazzo che clippi con l'hyperspeed? Ma vaffanculo, ma corri un cazzo in centro istituto con quei buboni. Fuck that shit. Come faccio a rubargliela, regà? È la sentinella definitiva. È la sentinella definitiva, la vecchia. Minchia, veramente, c'è un player con lo speedhack e il wallhack che la manovra. No, 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 la torcia è spenta. Brutta troia del Devilshire. E adesso ero con la luce spenta abbassato, regà. Fai vedere finta di essere venditore nel folletto, minchia. La convinco subito. Mi salve signora, vuole vedere come aspira il mio folletto? No,
Ma c'ero quasi però, Che è successo? Stanno succedendo cose che non ci possono far vedere. Too hot for TV. Sì, forse ero nel muro. Allora, Twitch Police che censura, ciao Taro. It's Dong. You know that I'm just a blind old witch and no one would believe me. Gliele fotto da qua. No. Prendila. Via. Shit. Come risalgo? Come risalgo? Ma dove cazzo sono finito? Ma il giro di prima non potevo più farlo? Ah, siamo qua però. This must be the way out. Apri. Search the house and find the remaining notes before. Ma che remaining notes, fura di ball. È perché non ho preso questo? Ma come the remaining notes? Give me salvation. Cosa mi sono bevuto? Mi sa che quando ho ricaricato non ho preso qualche documento. Ok. Cazzo di versi fa sta vecchia di merda. Fermi, fermi, sto punto in due punti diversi. La sentite che è sia a destra che a sinistra? E dice due cose diverse. Puoi stare zitto, stronzo! Sentite che è sia a destra che a sinistra? I'm not safe here. I need to get out of this damn swamp. What? Perché ha urlato la vecchia? Oh shit! Adesso arriva la sirena e se la mangia. Sì! What have you seen? Tell me! Who killed those people? Who blew up the mine? What is my family secret? Tell me! It wasn't old Hyde. The detective was wrong. It was him who killed the devil himself. Sei diventata una pannocchia. There's violence and tragedy. There's you. Wait! Stop! You hear me? If it wasn't my father, then who? Ma quindi lui non è nostro padre, regà. Who is he? Why did he kidnap and murder? What does it have to do with me and my family? Ma che cazzo? È partito con la barca. Mamma mia, l'inseguimento in barca, sono un campione! Ale! Mi serve Ale! No, non lo devo fare io, Rilly. No. Sì, a parte che l'acqua, cioè la barchetta era già mezza piena d'acqua, però va bene.
No, fuck! Don't do this to me now! Stop! Cazzo, ci manca la Trecine Monica. Ci manca la Trecine Monica, regà. Voglio una Trecine Monica. Che cazzo apri? Ma che... Ma non sto capendo, regà. Ma cos'è che prende? Ma sono dei pezzi di corpo? What the fuck? Ma spacca sto vetro, no? Guybrush, vi affoghiamo. Fortuna che è un videogioco. C'è la pistola lì. Non... Credo che si sia buggato, raga, perché mi si è aperto un po' e secondo me andava aperto sto robo qui. Solo che mi grabba i corpi dietro. Credo. No, Atenea, dormi bene. Credo che tu debba prendere i pezzi di cadavere. Ma sono dall'altra parte del vetro. Che cagata sarebbe? Poi cosa fai? Lanci le cose in acqua? No, dai, sarebbe una burgeria. No. Sarebbe una burgeria. Sì, per essere un indie è bello lungo, eh. No, era già aperto. Proviamo a prenderlo, a tirarlo, vediamo. No. Allora, il dito e la pistola. La manetta non la vuole usare, è troppo smart. Ah, fanculo. Cos'era, una mazza? Ah. Dai, Johnny, do it. Ma che botta di sfiga. Via, cazzo. Ma di chi sono questi pezzi? Via. Volete dire che è la moglie, regà? Sono uscito come un delfino. Son of a bitch! I never thought he would do something like that. It's not just the keys and the messages, he wants to get rid of me. Ah no, non era lo sceriffo. No, aspetta, sì, potrebbe essere lo sceriffo. La cosa bella, raga, è che questo qui ogni volta si trova in posti assurdi e riesce in 2 minuti a tornare a casa. Cioè, a me, se mi vendi e mi porti a 3 isolati da casa mia, ci metto un giorno e mezzo a tornare a casa. Lui prende e va. Cioè, è probabile che veramente se mi porti a 5 km da casa mia bendato, mi rifaccio una vita. Faccio prima. Faccio una... Dico, vabbè, dai, ricominciamo da zero. Going on. Where is it coming from? E come è finito in auto? Qualcuno ci ha messo nell'auto? What?
Non dello sbirro, ma la mia. Cioè, scusami, non nella mia, ma quella dello sbirro. E ci ha buttati in alto. Emma, you here? Le minchia possibili che ogni volta che torno a casa però hai glitchato tutto l'arredamento nel pavimento, però non è possibile, va bene che sei incinta, c'hai le tue cose e gli ormoni, però non è che mi puoi mettere le sedie nel pavimento, io tutte le volte devo metterle lì a tirarle fuori, che cazzo. Fuck, I can't believe it, I'm too late, he's taken her, you had to fight him, I left you at the mercy of that motherfucker. Emma, I should have been here, I should have protected you. Mi sa che è morta. E vabbè, cosa fai? Tu prima di morire metti le sedie in pavimento? Ma no, non è morta. Secondo me, ragazzi, lei è in combutta. A cup of tea? Ma che... Ma porta di me... Ma... Sopra no. Qua ne manco. Where did he drag her? Our basement. Why? They went this way. He knows this house better than I do. Dove cazzo? Dove cazzo? Sarà mica l'ingresso alla miniera? Who are you? You won't deceive me anymore. Lo sapevo. End this today. Non abbiamo più il nostro coso da Ghostbuster, sì. Beh, però non è che serve a più di tanto, cioè serve per trovare indizi quello. Ciao Method. Tutto bene? Tutto questo tempo per pensarci, Paco, perché l'ha fatto Joe Bozza, se la faceva rimpere ancora lì che aspettavi che rispondesse. Incredibile, non vivo mai bene niente. Avete capito? Questa era bella. How is that? Ma what? What's happening to me? Larkin! Con l'anno. Why am I seeing him again? Oh, scoundrel. I never wished you well, Norton. Thank you, thank you. Welcome back. It was him, Jacob. It was him. Who? In the mine. That was also him. I'll get you out of here, and you'll tell me everything. Hold on. This way, quickly. What? God damn it! He's back! Ooh.
Ho capito. I've told you time and time again, you snot, you can't come in here. This is a job for grown men. They go deep underground, drilling and sweating away in the dark to extract the ore from the earth. You only get in their way. Why does it all come back to me? I must get out of here. No, dobbiamo prendere il piccone. Dobbiamo prendere il piccone, we need it. Figa, mezzo gioco in casa, mezzo gioco nella miniera, vaffanculo. Tornata nel presente. No, raga, quando abbiamo la lanterna siamo nel passato. Cioè nel passato, nel trip. Sì. Come faccio a essere vivo? Sto trovando la strada, tranquilli, ci siamo ormai. Manca poco. No, ho capito perché non moriamo. Allora, proviamo su strada. E non è. Però siamo arrivati dove c'è il piccone. Se no qui mi butto giù. Oh, dai. Allora, qui siamo al piano di sopra. Andiamo davanti a dove c'è il piccone. Perché smetti di sprintare, cazzo? Ok, qua. A meno che è così. E cambia qualcosa se la fai al contrario. Ok. Qua ci serviva solo il piccone, quindi vuol dire che dobbiamo scavare sotto. Allora, sotto abbiamo come punto di riferimento il carretto. Abbiamo il carretto con la botte vista così e andiamo dritti. Notte fu e dormi bene. Dobbiamo trovare qualcosa da scavare. Finché siamo tornati sopra. Dietro al carretto. E siamo finiti sopra, mo. Ho preso la strada con la lanterna sulla sinistra, sotto. Qua ce ne sono due con la lanterna sulla sinistra e una a destra. Andiamo a destra. Forse questo mi dice dove deve essere la lanterna. Destra, sinistra. Sinistra. Andiamo a destra. Andiamo sempre in quella. Diversa. Destra e sinistra, andiamo a sinistra, ok, perché effettivamente una è da dove arrivano, devo calcolarla. Sinistra. Cazzo. Il contrario di quella allora, destra. Sinistra. Bella Blood con i 28, welcome back. Sinistra. No. Credo che sia sbagliato, raga. No, no, no. Sì che sto girando in tondo.
Allora, c'è una lampada a destra, una lampada a destra, una lampada a sinistra, una lampada a sinistra. Scendiamo. C'è una lampada a destra, una lampada a destra, una lampada a sinistra, una lampada a sinistra. Quindi sempre 2-2. Niente da fare. Il 31 finisce in mese horror? Sì. Farei anche il mese natalizio. Certo, faremo solo giochi di Babbo Natale. Inizio quest'anno. C'è PlayerUnknown Santa Claus. Santa Claus Inferno. Non è che devi picconare dove c'è la struttura. Ma no, è un cazzo di muro dove era infilzato il piccone. Devo trovare dove picconare però. Santa May Cry. Fanculo. Sono stato gebeitato dal piccone. Se mi faceva trovare un piede di porco, lo facevo al volo. Guarda la mia soffitta, cazzo, che arrivi su, c'è la miniera. Do you really want to sit in the dark? Do you like breaking rules? Forgive me, father. It won't happen again. Where to now? Up. Va bene, Vlad, buona serata. E grazie ancora. Ha preso il nome, vuoi fare il basement di Gavadai's House? Ma dove non solo è stato tenuto Norton, ma tutti, anche gli altri scomparsi. Il sospetto, il figlio del sospetto, Nicola Side, è stato trovato in una stanza. Era mentalmente instabile, bla bla bla. Baby! Abbiamo trovato un... Raga, minchia. Allora, so che in tutta questa oscurità, in tutte le cose, uno si spaventa, magari non ci pensa, ma io ogni volta che vedo un mappamondo sento come la calma. E questo è enorme. Minchia, guardate quanto cazzo è... Che figo! Ah, io ho sempre voluto un mappamondo, raga. Ho sempre sognato di stare lì fermo a girare sto mappamondo. Lo posso usare? No, la sedia. Di farlo spinnare. E poi improvvisamente col ditino fermarmi. Solo che non l'ho mai preso, non l'ho mai chiesto neanche. Perché ho sempre avuto paura che mi si fermasse il dito qui e mi facessi giga male. E quindi niente. Non l'ho mai avuto. Mai. Crazy if you don't let me out. I'm sorry. Don't be sorry, Nicholas. He will be sorry. What? Who's there? We have to help each other. The whole world is against people like us. It's all my fault. No, it's not. It's their fault. And they will pay. Your old man and the others. No. We cannot think that way. We can do anything. Ever since he said you ruined his life, since he started to lock you up in here. I deserved it. He cheated on her. Did you know? And he didn't want her to have you, the most respected son of a bitch in Blackstone. Stop it! You're confusing me! It's time for revenge. First, I will fuck up the mine. What do you say?
I know where the old man keeps the dynamite boxes. This way. This is my chance. What? Ma che? Oh cazzo, la dinamite! You fucking brat! Father, I didn't do it! Stay away from my inn, Nicholas! Don't scare off the guests! Don't steal from the rooms! But I've never, I swear to God! How dare you take his name in vain? You have no God in your heart, you damned little shit! Said a hustler with a heart of shit. It's not just things disappearing in his inn, but the guests too. You were supposed to help me, not get me in trouble! People are trouble. You will see that when you finally open your eyes. Now it's time for me to open fire. Oh shit, ecco come è scoppiato l'incendio. You're back, Nicholas. You knew you couldn't escape punishment. Father? How is this possible? Blew up the mine. Murdered all those people. John was right. Don't come any closer. Stay away. Oh shit. Oh merda, I'm burning. Come on. Via. Papone, aiuto. Papone. Oh shit. Shit. Jebate, niente. Dove cazzo devo andare? Cazzo spruzzo, scintille. Dove minchia dovevo andare? What the hell? E c'era la finestra aperta, ma sono arrivato alla finestra. Appena esce la stanza sulla sinistra. Ah, fanculo. Dai! Don't be a bitch! Ma... ah! Sì! Swingami ancora, motherfucker! Oh merda, merda merdissima. Ma che cazzo, brucio! The floor is lava! Shit, shit! Spegnimi, papone! Papone! E vabbè. Niente, ragazzi, sono morto bruciato. Ma che cazzo? È andata male. E si capisce poco in sta parte, sì. Ma secondo me posso andare tipo più lento. Fanculo. Che ba... oh shit! Spingi, Jack! Spingi! Run! Merda.
Duel time. Mica che ti rompo il culo, Johnny. Come on, bitch. No, Johnny, su papone. Ma no. Run. Con che epic sound stiamo scappando. What? Non ho capito. Chi cazzo era l'altro? Cioè, quindi non era lui l'altro? Is this really happening? Per me il tizio con la maschera sei tu. E per me va anche bene come spiegazione. Quindi è esattamente come dicevo io, noi siamo il figlio. Emma, you here? Ok, qua siamo tornati nel presente. I must have lost my mind. Is this in real life, or is just fantasy? I'm hearing things that don't exist. Notte Paco, dormi bene. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. It's just like... There's no coming back. Siamo visti in faccia e assomigliamo fottutamente al tipo che è impiccato, eh. Però vabbè, potrebbe essere solo una mia impressione. Tutte le sedie belle. You can't get away. Hear me. You're not going to get away with it. I know what you did. I followed the trail of your crimes. I've been to all. Adesso gli toglie la maschera e siamo noi. Blood. There's just one thing that remains a mystery. Why? That's beyond my grasp. So many people have died. Speak up. Tell me why. The question is, ooh, why did you do it? He hurt you, I know. And I opened your eyes, and then you saw your father's reflection in every human being. A world full of beasts in human disguises. No one was innocent. Evil was eating at their consciences like a cancer. And who do you think you are to decide if they deserve to die? They certainly didn't deserve to live. They? Just think about it. Your father's partner, that old crook, desperate to get rid of us. The detective, a vulture, feeding on the tragedy of commoners. A miner's widow and a vicious bigot who wished everyone. Sto contando una volta per tutte. È l'ultima volta che conto. A judge, a grafter, and a regular scoundrel. I've seen worse. Right, your father, a true role model for ma che... that small community. Magic. I know they were not good people, but what you did to them. I protected us, don't you see? I saved your life. Or maybe you're just a bloodthirsty sadist who looks for guilt in others in order to blot out your own. You know where you would be if it wasn't for me? In that fucking darkness. The old man would be pissing on your grave, and all of fucking Blackstone would still be full of human vermin. Maybe. But that's not an excuse. I don't need one.
The choice is simple. You let the vermin spread, and they will take over the world, or you wipe them out, protecting the righteous few. They will call you a lunatic, so what? There must be another way. Like what? You'll wash your hands of it all? You'll hide from humanity in a fucking cave? You'll fall back into madness like the last time? You'll tell the doctors you don't remember anything? Really? If you get rid of me, they'll squash you like a bug. You think you can just snap your fingers and I'll be gone? Multiple ending! Should we deny? Or should we accept? Chatspamuno! Accettiamo la nostra vera natura! Diventiamo polli! Chatspam 2! Neghiamo il male! Figurati. Poi fate tutti le pussi, cazzo. Guarda, uno accetta la tua natura, uccidi la gente. Poi vedete la foto di un gattino che c'ha il pelo un po' strappato sul culo. No, poverino, no, non posso guardare. Cambia. Chissà come avrò fatto a strapparsi quei due peli. No, è troppo per me, non posso. Togli, ti prego, togli, non posso. Time to accept the truth about myself, however terrifying it might be. What? Ha accettato e l'ha ammazzato comunque? Ho scelto il cilindro perché il cilindro è un'altra cosa che mi ha sempre affascinato. Ma questa è un'altra storia. What are you talking about? What are you trying to achieve? I'm the one asking questions here. Name. What kind of sick game is this? Answer, for fuck's sake! Emma Stevens. Really? Nadia Kamayeva. In the 60s, you underwent training in one of the KGB centers in Russia. Did you or did you not? What? What training? Where's my husband? Adam! We've recovered part of the report. Maybe all that she told me was a lie. The KGB called those women sparrows. They seduced Americans in order to relay information to Soviet intelligence. Was I really so blinded by love? Where did you get this? Ve l'ho detto che lei era una buttana. She refused to talk, but she doesn't deny the allegations. What have you done to me? Adam! You! Why? What happened to you? 10 years together, and you've been pretending all this time. Adam, what happened to you? Why are you talking like that? Nicholas was my great-great-grandfather. Would you believe it? His diary opened my eyes. You have to be very careful about who you trust. Ok, era il bisbis nonno. Ok, oh, finalmente, basta. Tutto torna. Stop it! You're delusional! You hear me? I'm your wife. We're expecting a baby. Remember? And war. War creates front lines even in our homes, in our bedrooms. Anyone can be the bad guy. But sometimes... Please. Another one. Kill Emma. Suicide. È un quadruple ending. Chatspam 1, uccidiamo Emma. Chatspam 2, suicide. Io vedo già lo spam di 1, ma ci terrei a ricordarvi una cosa. Aspetta un bambino.
fate veramente schifo. Sometimes it's the one we love that turns out to be the beast. No! Potrebbe aver mentito. Solo per quello che le ho sparato. Ok, adesso ci vediamo su YouTube tutti gli ending. E ci sentiamo anche tutta la canzone. Però figo. Purtroppo però l'avevo capito subito io. Cioè, esattamente quello che avevo detto io all'inizio. È quello che avevo detto io all'inizio. Noi non siamo il figlio, ma siamo il proprio nipote. E abbiamo ereditato la malattia mentale. Dammi il nome della song. Eh sì, perché l'ho fatto io al gioco. Ho deciso di intitolarla Look at the chicken and his greatness, gratitude. Punto MP3. Credo che Down in the Darkness sarebbe comunque un buon titolo per la canzone, eh? Sì. Yeah. Però neanche Marta la scriveva così bene il testo. Potrebbe chiamare Midnight Home. No, non credo che sia un indie, ragazzo, punto. Cioè, ha più dipendenti sta azienda che un Carrefour intero. Yeah, again! Yeah, that's the extended edition! Down in the darkness, the darkness, down in the darkness. Once more. Down in the darkness. Everybody put your hands up. In the darkness. I've made my home. In the darkness. Quelle sono tutte le persone che sull'internet sono in the darkness, non erano quelli che hanno fatto il gioco. Fermi! Fermi, plottone! The beast inside the two confirmed. To hunt. It's time to hunt. Bella Gerdel con i 10. The end. Piccolo spoilerino di Parigi, dove verrà girato il secondo. Può essere, poteva essere la Tour Eiffel quella. Bloodborne 2 confirmed. Allora, aspetta, e io giustamente non ho più continua, quindi option... No, ovviamente il gioco non mi farà vedere tutti gli ending. Era Big Ben, veramente? Mi drogo, I'm sorry. Allora, fermi, tutti i finaloni su YouTube. The Beast Inside All Endings. All Endings Gameplay Part 4. Good and Evil Endings, eccoli qua. Vabbè, non ho le grafiche horror, sti cazzi, raga. It's over. You can't get away. Give it away, give it away, give it away now. Deserve to on the tragedy of coal model life. But the more you
wipe them out. Ok. Beh, la Frini dormi bene. There must be another way. Like what? You'll wash your hands of it all? You'll hide from humanity in a fuck hell rid of me. E Johnny, decidi, tanto me li devi far vedere tutti. You will be gone because you depend on me. Your actions were treacherous. You ruined my life and I can't change that. So you'll become another victim. Hopefully the last one. Ok. How are we doing today? What happened? Why am I in a hospital? Every day the same question. Which is reason enough to keep you here, isn't it? Not to mention all the rest. My wife, Emma, she... We're talking about you. Please, focus. Emma and I, we're expecting a baby. And some people are trying to... So far, your theories have not been confirmed. Theories? What theories? Concerning what happened in Blackstone, what happened to your wife, and what they have done. But I was there! They took photos of us, planted bugs. I've been asking you for months, but I'll ask you one more time. Who are they? Am I one of them? Months! Did they tell you to brainwash me? They! Soviets, Ruskies, commies, call them whatever you fucking want! There's a fucking war going on! Who in the service has talked to you? Maybe we could... Wait a minute. Who pays you, motherfucker? GRU? KGB? Maybe this will refresh your memory. I've talked to David. We've got Soviet agents in our ranks. Anyone could be a spy, even a close friend or a family member. So? Shh. Maybe all that you told me was a lie. KGB called those women sparrows. They seduced Americans in order to relay information to the Soviet intelligence. Was I really so blinded by love? She won't admit it, but she won't fool me anymore. I'll do what I have to do. You forged a recording! What have you done to my wife? Tell me, you phony! Who are you really? It's not you asking these questions, it's your illness. Your persecutory delusions make you question everything around you. Try to calm down and answer for yourself. Who are you? Adam? Cioè, quindi in questo finale lui l'ha uccisa senza avere le prove. Are you crazy? I know I had KGB on my heels. I've destroyed your relays. This isn't a fucking hospital. You want to get hold of the information I've got. That's all you care about. Non esiste un vero finale, esiste un'interpretazione diversa della cosa, ci sta. Oh, la Madonna. T'ha fatto tutto lui? Ok, in questo finale noi siamo fottutamente malati e abbiamo fatto tutto noi. I can remember now. Do you? Johnny, se me ne dai altri 4:20, secondo me mi ricordo pure la tesina delle elementari. Ah, minchia, stavo andando io col mouse. Ah, vedi? Minchia, ancora! Emma was a spy e invece lui diceva... I am sick. Emma was innocent. And I thought she worked for the Soviets. Puoi decidere l'ending che vuoi tu. Beh, la Titan col mese più importante. Grazie mille per i due, welcome back. About your work and Adam. Adam is gone.
Che cazzo? Ah, ok, poi li ha tagliati. Ah no, aspetta, così c'è anche... What? E teoricamente, ragazzi, sono quattro i finali, perché... Però questo non capisco se è legato al suo finale. No, non è possibile. Che finale è questo? Non ho capito questa parte. No, non ho capito qua. The True Beast era questo ending. Aspettate, vediamo se trovo un altro video, perché comunque non è vero che sono tutti finali. The Beast Inside, gameplay, The Beast Inside. All 4 endings. Gameplay walkthrough. B? Ok. Not going to get away with it. I know what you did. I followed. Vediamo. Allora. Lui uccide la parte cattiva e si muore nella casa per non uscire. Ma se poi era sul coso, regà. Ok, ora poppa nell'ospedale. GP? Spoiler. Ok, mi dà una scossa. Ok, noi ci rendiamo conto che l'abbiamo uccisa. E lui ci chiede... Quindi... Ok, questo finale di prima. Così capiamo anche se quel video era legato ad un altro. Cioè, scusami, allora, lui è dal medico. Lui dice, Adam non c'è più. Anzi, probabilmente lo pensa fra sé e sé. Vedi che c'è il finale? Ah no, forse taglia la canzone? Lo dimettono? Figa, dopo che ha ammazzato la moglie! Ma come, perché è guarito? What? Adam is gone può voler dire che le ha uccise ed è scappato. Che cazzo di gioco hai visto, misto? Come può voler dire che le ha uccise e è scappato? Vedi, sembra un happy ending qua. Cioè, la guerra è finita, ma ce ne saranno altre. Questo mi sembra strano. Cioè, l'unica spiegazione è che lo rilascino. Ma è stupido. Perché comunque lui l'ha uccisa. Sì, lasciamo perdere il metaforico, vero o non vero, regà. Ma lui è davanti al medico e il medico gli dice: Johnny, hai ucciso tua moglie? E lui dice sì. Emma worked for the Soviets. And she had to pay for it. Now it's your turn. Adam! Adam is gone. Anche qua gli dice Adam is gone per fargli è scappato, Adam. Sì, ho capito, misto. Ma mi sono perso il mese horror di Halloween e ho saltato questo. Cazzo stai dicendo, Kubo? Cioè, qui è uguale, qualsiasi scelta tu prenda finisce così.
è strano sto finale, regà. Cioè, secondo me non è fatto bene. Ah, ok, può essere che sia una metafora questa e lui non è veramente lì dentro. Cioè, il muro è il chiudersi dentro se stesso. Cioè, è tutta una metafora. Lui si chiude dentro se stesso e l'altra parte invece è fuori a dire: speriamo che non succedano altri casini. Ok, vabbè, questo è il finale che abbiamo fatto noi. E vediamo alla fine cosa sceglie. Però vedi, in questo finale lei lo ammette che è una spia. Sì, sì, lo so che è Big Bang. Nicholas was my great-great-grandfather. Very careful. You're delusional. Baby. Even in our homes, in our bedrooms. Beh, qua l'ammazza sicuro. Dobbiamo vedere l'ultimo per il suicidio. Ah no? Sometimes it turns out that by fighting evil, we awaken the beast inside. I'm sorry, honey. I'm so sorry. No! What are you doing? No! It's time to hunt. Allora, sono onesto, tutti i finali non hanno senso a parte quello che abbiamo fatto noi. Cioè, qui come fa a essere lì se si è suicidato? L'unica spiegazione per questo è che questo fosse quello del passato, It's Time to Hunt, un riferimento. Cioè, l'unico finale è questo. Il figlio! È vero, può essere il figlio. È vero, ok. È vero, il figlio, che impazzisce anche lui, stessa roba, It's Time to Hunt. It's time to hunt. Il finale più o meno è sempre lo stesso perché sì, devono fare il 2. Però credo che, regà, onestamente adesso, credo che il nostro finale sia quello più figo tra tutti, cioè quello che anche mi piace di più. Cioè, la moglie era una spia, vogliamo credere che ha mentito. It's not you. Vogliamo credere che ha mentito, che non era incinta, che quindi noi non abbiamo sparato una donna incinta. E via. Sì, a seconda non cambia molto. Adam o Nicholas, like you said the last time. Who am I talking to right now? Veramente, Joe? Pensa a te. Se lo uccidi il figlio come se... Allora, se tu uccidi la madre, quello lì che dice It's time to hunt, sei tu. Se invece tu non la uccidi, è il figlio. Nel finale in cui rifiuti la parte cattiva, in realtà rimane... È vero, bisogna vedere, regà. Aspetta, è questo il finale? Credo che sia questo, vediamo. Ok, qua dice Adam is gone. Vediamo se alla fine c'è la parte con la mannaia. Questo è il finale migliore di tutti. Tu ammetti che sei pazzo? E ammetti di aver sbagliato? Vai sul pianerottolo. The end. Punto di domanda. Cazzo, sì, qua non c'è It's Time to Hunt, eh. Qui, regà, fai pace con te stesso. Qui hai ucciso la moglie, quindi il figlio non può esserci. E tu scacci Adam. Cioè, tu guarisci, tra virgolette. Anche se in realtà dice...
But there will be others. Quindi per il momento l'hai scacciato. E infatti qui è l'unica che non c'è il pezzo con la... lì la sciabola, la... non è una manna, il cazzo che è. Ha in mano il diario, ma perché lì magari vuole approfondire. E hanno significato opposto, nero. Vedi, con questo finale qui ci sarà la sciabola. La sciabola, vabbè, l'arma. Perché ti fa capire che tu sai che c'è questa parte cattiva di te e l'accetti. Infatti vedi, c'è The End. No, non c'è. È solo nell'altro finale il macete. No, il macete c'è solo nella parte dove... ma aspetta, perché in quel finale lì comunque presuppone che tu abbia ucciso la moglie. Che tu abbia ucciso la moglie e ti hanno... Non lo so. Allora, ho notato che se accetti la tua natura alla fine hai il tizio che va a caccia, se accetti la tua natura. Mentre quando combatti hai il tizio che si siede tranquillo. Quindi penso che sia il bis 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 nonno, è quello che è. Che se accetti... da vale a caccia mentre se la malattia vive tranquillo. Può essere, non lo so. Può essere il finale del passato, sì. Beh, la Krakatoa con i 14. Sì, può essere, regà. Sì, può essere che con uno vedi il finale di uno, con uno vedi il finale dell'altro. Bella anima mia. Maybe all that she told me was a lie. Vabbè, niente, abbiamo già visto comunque. Beh, comunque, anche alla luce di averlo capito, eccetera, eccetera, per me il finale più figo è quello che abbiamo fatto noi. Quello dove si spara non ha senso. Ah no, sì, in realtà con questa interpretazione ha senso anche quello. Ah, io sono convintissimo che lei era una spia veramente. Cioè, secondo me lei era una spia e si vedeva come reagisce qui. Sia che tu accetti, sia che non accetti la tua natura, prendi la spada dal tavolo e uccidi chi? Vabbè, in uno e uccidi la tua parte cattiva, nell'altro sfoghi la rabbia, credo. Credo che sia da interpretare in quel modo quella spadata. E ci giocano molto sopra perché comunque ci sono mille interpretazioni a ste puttanate, quindi anche se... cioè, J.J. Abrams è diventato famoso grazie a ste robe. Tu non gli dai un senso e la gente inizia a fare i filmoni, l'ha fatto anche Miyazaki, regà. Cioè, tutti i più famosi fanno così, invece che dare un finale scritto, dicono vabbè, io lo faccio alla cazzo di cane. Così la gente inizia a parlarci sopra. No, comunque io credo che lei fosse una spia. E ci sta che noi l'ammazziamo e GG. I'm so sorry. No! What are you doing? No! Sì, se io non finivo il tema a scuola prendevo un 3 e non un Oscar. I know, my friend. Ma fare i temi a scuola non è un business. True story. Va bene, dai, allora, bitches, martedì sera partiamo con il titolo nuovo che sarà... che sarà... sarà un titolone. Sarà un titolo... allora, sono indeciso fra due, eh. Però visto che ormai il tempo inizia a stringere per il mese horror, farò sicuramente uno dei due. Perché ci abbiamo anche quello che avevo detto l'altra sera,
che alla fine l'ho rimandato, ce l'ho installato, lo faccio se mi rimane un buco alla fine, perché purtroppo siamo già arrivati al 20, siamo già al 21, quindi sarà il 22 martedì. Recensione Steam. Allora, regà, abbiamo deciso di fare una cosa fantastica. Va bene, dai, iniziamo con questo titolo. Abbiamo deciso di iniziare a farlo con questo titolo. Nel mentre lascio il video di lui che parla sotto, perché mi piace il voice acting. Allora, quando finiamo un titolo, d'ora in poi andiamo su Steam e lasciamo la nostra recensione. Quindi, The Beast Inside. Una vera recensione. Saranno tutte negative? No, allora, visita da voi, abilita i commenti. Va bene, abilita i commenti così anche voi commentate sotto. Punta la casella se hai ricevuto prodotto gratis. Allora, la scriviamo in italiano o in inglese? Ma che Akinator? Porca puttana, estendi Monkey Island. Qual è Akinator? Consiglieresti questo gioco? Sì. Italiano. Entrambe? È la Madonna. Italiano ma con francesismi. Allora, appena completato il gioco. Punto. E però come fai a non spoilerare? Allora, punto. Appena completato il gioco. Qualche calo di frame qua e là. In esperanto così lo capiscono tutti. Qualche calo di frame qua e là. Storia molto bella. Qua e là con l'accento. Che cazzoni. Che guarda, li metto gli apostrofi come si fa col PC. In modo che poi la gente replierà: no, mica, metti gli apostrofi a posto degli accenti. Storia molto bella ed avvincente, bravi. Aiutatemi a scriverla. Un pelo prevedibile. Ma in realtà non è vero, regà, perché in tanti sullo stream io l'ho lette le cose. Cioè, tanti si erano fatti dei filmoni che alla fine non era un cazzo. Mi sono piaciute molte le signorine subacquee, quello è spoiler. La moglie in casina. Veramente bella la feature. Di intersecazione delle sedie. Apprezzata. Canzone finale di 11 su 10. Bellissima. In that fucking darkness, the old man would be pissing on your grave and all of fucking gameplay un pelo ripetitivo. Ma ambientazione molto immersiva, soprattutto nella prima parte del gioco. Del gioco. Ma stiamo facendo una recensione seria, cazzo, eh? Ciao, Lady Kid. Troppi pochi mappamondi, no? La voce sta facendo impazzire. Per me ci siamo, regà. Enigmi. Molto bella la parte dei puzzle, con addirittura puzzle opzionali, che ovviamente ho capito
che erano opzionali quando ormai avevo finito il gioco. Rip the Run. Perché se vi ricordate c'era un foglietto sul tavolo alla fine, quello tutto stranissimo con i fili collegati, che noi non l'abbiamo mica fatto quell'enigma. Ce n'erano alcuni, quindi un po' di sofferenza ce l'ho dentro. Come lo chiudiamo? Quindi, voto positivo per il prezzo del gioco. Consigliato. Va bene? Ma non è fatto il secondo, non è mica una review che tu fai per i dev. È una review che fai per quello italiano che si vuole andare a comprare il gioco. Infatti il pollo. Ho comprato un mappamondo. Allora, vado? Pubblica, lingua italiana pubblica. Ha recensito questo gioco? Soviets, Ruskies, commies. Call them whatever you fucking want. There's a fucking war going on. Who in the service has talked to... Vedi, anche Riccardo Marinelli, il gioco è davvero ben fatto, atmosfera horror intensa e piena di jumpscare, ottimo anche negli enigmi, tutto fatto, ma ci sono tutte le lingue del mondo, indovinate quale manca? La lingua italiana. Parla di sottotitoli, cavolo, non chiedo l'audio, sarebbe troppo bello ad essere vero, ma almeno i sottotitoli sono stati anche un sostenitore su Kickstarter. Notevolmente una serie infinita di cose di inseguimenti. No, vedete, gli italiani sono hater. Go Easy Review. Potrebbe essere una cosa divertente, raga, che d'ora in poi quando giochiamo i giochi lasciamo le recensioni. Andrei a mettere la recensione di Code Vein, ma credo che sia meglio partire da questo. Credo sia meglio partire da questo. Voi potete andare a rispondere alle recensioni. È un altro canale, ragazzi, dove potremmo provare a lavoricchiare. Adesso è una cosa bella da fare insieme a voi. Ridiamo, ma in realtà potrebbe essere un buon canale di lavoro questo. Quindi se a voi non costa un cazzo mettere un like alla recensione, fare la battutina sotto, eccetera, magari potrebbe portare gente nuova sullo stream che non guarda Twitch. Quindi è un'idea. È un'idea che ci è venuta. Può servire, può non servire. Ripeto, a voi non costa un cazzo andare sui titoli e dire la vostra se avete visto il gioco. Bitches! Ora noi ce ne andiamo a fare in... un po' più in là.